Amici detectoristi, buongiorno, sono Leonardo Ciocca di Detector Shop. Oggi sono qui nel Research Center di Detector Shop dove i miei colleghi, salutate colleghi, si occupano del nostro sito web, delle grafiche per rendere il nostro catalogo sempre più completo e sempre più bello. Oggi siamo qui anche per registrare il terzo episodio di Expert is Back, dove risponderemo ad altri 5 quesiti che ci avete mandato nei giorni scorsi. Oggi parleremo di sistemi di bilanciamento automatico, VDI e identificazione dei metalli, il rapporto tra reattività, discriminazione e sensibilità, pinpointer che suonano quando non dovrebbero e piastre montate in modo un po' strano. Come sempre vi ricordo che è possibile rivedere gli episodi precedenti qui sul canale. Vi rammento inoltre che potete sempre inviare i vostri quesiti sia nei commenti a questo video sia via WhatsApp al numero in sovraimpressione e che vi lascio anche in descrizione. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo a rispondere ai quesiti di oggi. La prima domanda ce l'ha inviata Angelo. Alcuni metal detector, oltre al bilanciamento manuale e semiautomatico, hanno anche la modalità tracking. Io so esattamente la funzione di queste tre funzionalità, ma perché e quando usare la modalità tracking? Ecco la mia risposta. La modalità di bilanciamento tracking è quella che potremmo definire completamente automatica. In questo caso, infatti, a differenza del bilanciamento manuale e di quello semiautomatico, non è richiesta alcuna operazione da parte del cercatore. In tracking, la macchina è in grado di leggere il valore di mineralizzazione e autotararsi mentre si spazzola. Una funzione davvero comoda, specialmente per i principianti, che spesso fanno un po' di fatica a mettere a punto il bilanciamento manuale o che magari si dimenticano di aggiornarlo di tanto in tanto con il sistema semiautomatico. Una delle situazioni dove è molto comodo utilizzare la modalità tracking è in tutti quei terreni dove la mineralizzazione cambia di frequente. Per esempio dove si alternano terreni sabbiosi, solitamente di colore chiaro, a quelli più ricchi di minerali ferrosi, solitamente sono rossicci o molto più scuri. In questo caso il sistema tracking sarà in grado di adattarsi alle variazioni del terreno in modo efficiente, permettendoci di avere lo strumento sempre ben calibrato. Ma allora perché non utilizzare sempre questa funzionalità? Beh, ci sono delle situazioni di ricerca dove addirittura il tracking rischia di compromettere le prestazioni del metal detector. L'esempio più classico è quello delle spiagge con sabbie bianche. In queste situazioni, infatti, il livello di mineralizzazione è praticamente nullo. Mantenendo attivo il sistema tracking, si rischia che il detector produca delle letture errate, proprio per la mancanza di mineralizzazione. Queste letture errate potrebbero andare a compromettere la sensibilità dello strumento proprio su valori di ID legati a target buoni, magari facendoceli perdere, proprio perché il valore di bilanciamento rilevato dal detector è errato. Stessa cosa può accadere anche su terreni neutri, quindi, se possibile, utilizzate il tracking solo se necessario. La prossima domanda me l'hanno fatta davvero in tanti, tra cui Massimo, Steven, Tiziano, Jerry, Francesco e Fernando. A volte il mio detector mi segna un target come buono, con VDI elevati, ma poi quando scavo è ferro, come mai? In sostanza non riesco a capire il tipo di metallo in associazione ai VDI. Puoi spiegarmi meglio come funziona? Ecco la risposta. Innanzitutto sarà utile ribadire il significato dell'acronimo VDI. VDI sta per Visual Discrimination Indication o Indicazione Visiva di Discriminazione. Ho volutamente enfatizzato la parola indication, indicazione, perché si tratta appunto di una semplice indicazione di massima e non di un valore con certezza matematica di cui ci si possa fidare ad occhi chiusi. Il VDI di un oggetto sepolto è collegato sostanzialmente alla sua conduttività elettrica. Maggiore è la conduttività del target e più alto sarà il suo valore VDI. Sappiamo per esempio che il ferro è sostanzialmente un cattivo conduttore di elettricità ed infatti molto spesso viene segnalato con valori VDI molto bassi. D'altra parte l'argento è il metallo che in natura ha la conduttività più alta e quindi ci aspettiamo un valore VDI elevatissimo. Ma perché a volte gli oggetti di ferro hanno valori molto più elevati del normale o quelli in argento molto più bassi? Ciò accade per una serie di fattori.
innanzitutto, molto dipende dalla grandezza della superficie dell'oggetto che è colpita dal campo elettromagnetico del detector. Maggiore è la sua superficie, maggiore sarà la conduttività elettrica complessiva dell'oggetto, a prescindere dal tipo di metallo di cui è composto. Un piccolo chiodo di ferro avrà una piccola superficie esposta e quindi la sua conduttività sarà ancora più bassa, da qui un valore VDI molto molto basso. Se invece incappiamo per esempio in un bel ferro di cavallo o di mucca, dove la superficie è decisamente maggiore, la conduttività elettrica sarà decisamente più grande ed ecco quindi che il VDI salirà moltissimo. Stessa cosa accade con la stagnola. Una pallina di stagnola solitamente sarà indicata circa a metà scala, ma un grosso pezzo di stagnola, magari ben spianato, avrà sicuramente una conduttività più alta, con il relativo VDI elevato. Di converso, un minuscolo pezzo d'argento, sebbene questo metallo sia molto conduttivo, come ho detto prima, avrà un valore di conduttività relativamente più basso e quindi un VDI inferiore alle aspettative. E non è solo la grandezza della superficie dell'oggetto il fattore che influenza i VDI. Ve ne cito solo a titolo d'esempio due dei più critici. La posizione dell'oggetto, ovvero il suo orientamento, perché farà cambiare la superficie esposta al campo elettromagnetico del detector. Ma anche il livello di mineralizzazione, che se è piuttosto elevato, farà abbassare molto i valori VDI di tutti gli oggetti all'aumentare della profondità. Come vedete, il VDI è tutt'altro che affidabile al 100%. Starà a voi decidere come interpretarlo a seconda delle varie situazioni. E siamo arrivati alla terza domanda. Ce la fa Francesco. Diciamo che la cosa che mi dà più pensiero è la programmazione esatta tra velocità di recupero, discriminazione e sensibilità. Come far combaciare tutte e tre queste impostazioni per impostare al meglio il metal detector? A questa domanda ho risposto in linea generale nel primo episodio, ma vorrei aggiungere oggi qualche altro piccolo dettaglio. Le impostazioni fondamentali di un metal detector devono essere considerate come un sistema matematico di equazioni, qualcosa del genere. In sostanza, senza entrare troppo nel tecnico, la soluzione ottima del problema, nel nostro caso possiamo parlare di impostazione che offre le migliori prestazioni dal detector, si ottiene soltanto tenendo in considerazione tutte le variabili e le varie relazioni che intercorrono tra loro. Tu hai parlato di velocità di recupero, detta anche reattività, discriminazione e sensibilità, tre dei parametri fondamentali da impostare nella maggior parte dei metal detector in commercio. Ma partiamo dalla velocità di recupero. Più l'impostazione di questa velocità è elevata, più la macchina sarà in grado di rilevare agevolmente due o più oggetti vicini, senza che l'uno mascheri l'altro. Una funzione molto comoda effettivamente, in special modo in terreni infestati da immondizia metallica. Ma come rovescio della medaglia, avremo che una impostazione troppo elevata farà perdere un bel po' di centimetri in profondità di rilevazione al metal detector. Questo perché all'aumentare della reattività il detector avrà molto meno tempo per analizzare bene i segnali più deboli e profondi e quindi è molto probabile che li possa perdere. Passando invece alla discriminazione, un'impostazione elevata magari potrà aiutarci a discriminare la maggior parte degli oggetti indesiderabili come quelli ferrosi, la stagnola o gli strappi di lattina. Di converso però andremo a perdere sia i piccoli oggetti in oro, molte monete piccole o sottili e nel caso di terreni molto mineralizzati, come ho spiegato prima, anche tanti altri oggetti profondi che vedono il loro VDI abbassarsi proprio per via della mineralizzazione. E per concludere parliamo della sensibilità. È normale che se vogliamo rilevare oggetti in profondità dovremo aumentare la sensibilità dello strumento. Ma che cosa controlla realmente questo parametro? In molti credono erroneamente che la sensibilità regoli la potenza del campo elettromagnetico emesso dal detector. Niente di più sbagliato. La sensibilità, chiamata anche col termine gergale inglese sensitivity o gain, regola l'amplificazione del segnale ricevuto dalla bobina del nostro metal detector. Esattamente come accade con un amplificatore audio di una radio, aumentando la sensibilità è come se aumentassimo il volume del segnale
che stiamo ricevendo. Continuando questo parallelismo, se aumentiamo il volume, saremo in grado di sentire anche le stazioni più deboli, nel nostro caso i target più profondi, ma allo stesso tempo amplificheremo anche tutti i disturbi presenti, come quelli legati alla mineralizzazione del terreno, o anche le interferenze elettromagnetiche esterne, le cosiddette EMI, legate a tralicci dell'alta tensione, generatori, ripetitori, eccetera. Tutto ciò porterà spesso la macchina ad interpretare male queste informazioni, producendo i cosiddetti falsi segnali, che tutti noi conosciamo e che rendono la macchina, come si suol dire, instabile. Concludendo, la nostra esperienza di cercatori dovrà insegnarci a calibrare ognuno di questi parametri in modo intercorrelato e non a compartimenti stagni. È un detto comune che l'impostazione dei metal detector segua un po' il concetto di coperta corta. Se si tira da una parte, si rischia di scoprire l'altra. Con un po' di pazienza e pratica, analizzando le varie situazioni sul campo, non sarà difficile trovare la soluzione ottima di impostazione, esattamente come si fa con un sistema matematico di equazioni. E siamo arrivati alla quarta domanda, che ci manda Walter. Spesso il mio pinpointer suona anche il terreno, senza che ci sia alcun target. È difettoso. Come risolvere il problema? Praticamente tutti i pinpointer in commercio sono dotati di un sistema di autocalibrazione che si attiva al momento dell'accensione. I progettisti solitamente disegnano questa circuiteria per mantenere un giusto compromesso tra sensibilità e stabilità del pinpointer, che di solito funziona egregiamente, ma a volte può capitare che il terreno sia fortemente mineralizzato e quando andiamo a sondarlo con il pinpointer, esso inizierà a suonare proprio il terreno stesso, impedendoci di rilevare gli oggetti metallici. Per rimediare a questa situazione, che spesso si presenta anche in battigia con la mineralizzazione salina, il sistema più semplice è quello di effettuare una ricalibrazione del pinpointer. Questo sistema funziona sulla maggior parte dei modelli in commercio. Basterà infatti poggiare la punta del pinpointer a terra e cliccare il tasto di accensione. Fatto! Ora il pinpointer sarà calibrato perfettamente e non suonerà più la mineralizzazione. Per risparmiare tempo, se vi trovate in terreni fortemente mineralizzati, accendete il pinpointer direttamente con la punta appoggiata sul terreno. In questo modo si autocalibrerà già da subito. E siamo all'ultima domanda. Ce la manda Joseph. Vedo sempre più spesso nei forum stranieri la piastra montata al contrario. Cambia qualcosa? Tecnicamente non c'è nessuna differenza in termini di prestazioni nel montare la piastra al contrario. Semplicemente, se pensiamo alle piastre WD, per esempio, andremo ad invertire la posizione delle bobine trasmittenti e riceventi, ma ciò è del tutto ininfluente per quanto riguarda la funzionalità e le performance. L'unica cosa che potrebbe portare un certo svantaggio è che spesso il punto di collegamento tra l'asta terminale e la piastra è decentrata verso il retro, questo per un motivo di equilibratura dei pesi complessivi del metal detector. Andando a montare la piastra al contrario, potremmo cambiare questo sistema di equilibri e magari sentire un po' di più lo sbilanciamento in avanti del peso dello strumento. E anche oggi abbiamo risposto ad alcuni dei vostri interessanti quesiti. Continuate a mandare le vostre domande nei commenti a questo video o via WhatsApp. Come sempre faremo del nostro meglio per darvi risposta nei prossimi episodi. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e magari iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per restare sempre aggiornati su quando saranno online i nostri prossimi video e non dimenticate di visitare il nostro sito www.detectorshop.it, dove troverete i migliori metal detector e accessori delle migliori marche a prezzi davvero affare. E poi ricordatevi che i miei colleghi lavorano sempre per rendere il nostro sito ancora più completo. Salutate colleghi. Ragazzi, come dico sempre, il mondo è grande. La piastra è piccola. Da Leonardo Ciocca di Detector Shop Italia, alla prossima!